da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Rieccoci, io saluto e do il benvenuto a Mimmo Pesce. Ciao Mimmo, cosa c'è? Consuma, questo è un antipasto di Milan-Napoli. Vieni a fare spettacolo, vieni. Tre volte. Mimmo, ecco, ma tu che adori così tanto Suma, permettimi di dire. Beh, io lo ammetto, io sono l'unico. Mentre Zaffolino lo ammette. No, io lo ammetto. Io ho appena fatto una confidenza. Io ci metto la faccia, Una confidenza. E Zaffolino invece, che diventa pazzo per Suma, fa invece quello tutto. Io invece lo dico apertamente. Ecco, ma che effetto ti fa incontrarlo tre volte in meno di 20 giorni? Beh, mi auguro che il fatto che ci si possa incontrare tre volte finalmente possa iniziare una sorta di relazione. Napoli e Milan che giocano a calcio. Ah, tu intendevi a calcio? Sì, a calcio. Adesso Napoli Milan. Ah, giusto, ovvio, scusa, pensavo una roba personale. No. Cioè, beh, devo dirti, l'effetto che mi fa è proprio quello che. Vieni. Devi venire tu all'andata. Vieni, ti facciamo un bel paliatore. Devi venire tu all'andata. Scusa, c'era tanto tempo fa una canzone a Sanremo. Torna sul rientro. No, che diceva vieni qui, siamo vicinissimi. Senti Mimmo, volevo chiederti una cosa. Abbiamo iniziato forte. Io volevo chiedere una cosa a Mimmo Pesce. Siamo vicinissimi. Che non è la prima volta che glielo chiedo, ma non mi risponde mai. Sì, cioè, questa Champions che avete vinto quest'anno, no? A quale altra Champions la paragonate della vostra storia? Beh, noi ovviamente sarebbe la nostra prima Champions. Chiaramente ho già visto campione d'Europa, le bandiere. Avete sì, appunto dico, sarebbe la nostra la prima Champions, però sarebbe fresca. Ah. Sarebbe fresca, non sarebbe roba da cantina con le ragnatele, hai capito? Roba degli antichi egizi, sarebbe una roba attuale. D'età moderna, degli anni 2000. Va bene, dai, poi... Poi ci torniamo ovviamente anche su Milan. Parla Zaffolli. Scusa. Oh, intanto. Ma stai zitto. Ma stai zitto. Stiamo parlando di gente che vive. A parte loro lo scudetto, ma è più probabile che portiamo a casa un trofeo importante noi quest'anno che non gli altri. Ti vedi già vincente in Europa League. Ci sa mai. Va bene, allora dopo ci torniamo, però vi dicevo, panchine girevoli, Conte, Mourinho e Ancelotti, guardate cosa può succedere da questa grafica. Prego Serena. Eh sì, Ancelotti dal Real Madrid al Brasile, Mourinho dalla Roma al Real Madrid e Conte dal Tottenham alla Roma. Cioè potrebbe esserci questo effetto domino. Ieri in Spagna scrivevano di Mourinho al Real Madrid. Sì, anche oggi di Tuchel. Vediamo, sicuramente bisogna partire da un presupposto. Il Brasile sta corteggiando Carlo Ancelotti, il suo agente Frank Trimboli un mese fa è stato una settimana a Rio de Janeiro a parlare con i vertici della federazione brasiliana. È chiaro che il Brasile, dopo gli ultimi flop, perché l'ultimo Brasile che ha vinto il mondiale del 2002, troppo per una nazione del genere, è uscita tre volte ai quarti di finale, nelle ultime tre edizioni, quindi il Brasile deve arrivare in fondo, deve vincere. Ha una generazione importante di talenti, alcuni dei quali lanciati, svezzati, valorizzati dallo stesso Ancelotti, penso a Eder Militao, penso a Vinicius, e quindi è chiaro che un grande allenatore come Ancelotti sarebbe una scelta rivoluzionaria, ma sarebbe anche una possibile tentazione, non subitissimo, perché in realtà il Mondiale è nel 2026, ma magari nel giro di un annetto per Carletto, perché? Perché Ancelotti, ricordiamo che ha vinto 6 Champions, 2 da giocatore, 4 da allenatore, 2 col Milan e 2 col Real Madrid. Ha vinto il campionato inglese, il campionato francese, il campionato italiano, il campionato tedesco e il campionato spagnolo. Sì, specifica che ha allenato anche altre squadre nel corso della sua carriera, Carlo Ancelotti. Ma le Champions League le ha viste a Napoli, non col è Milan bene, e con il Real Madrid, Carlo sì, Ancelotti, giusto. Le Champions League. Giusto. Però costa per te, Mimmo. Sì, voglio dire, Napoli non ha inciso, bisogna dire la verità. È andata un po' male quell'esperienza. Sicuramente un grande allenatore. Io un augurio ti faccio, Mimmo, a parte tutti gli scherzi, tutte le battute, un augurio ti faccio di non incontrarlo mai. Io ti faccio questo augurio. Di non incontrarlo. Adesso una finale Real Madrid Napoli. In vacanza non vado in Spagna. No, sto parlando di Napoli e Real Madrid in campo. Ma guarda che non è, posso dirti... Io ti auguro questa cosa. Allora, visto che tu dici, hai fatto la premessa a parte di scherzi, sì, vabbè, il gerundio non, scherzi. Sì, vabbè, ma non prendertela. Okay. Io ti dico che Napoli ha già raggiunto un risultato strabiliante.
c'è la possibilità di andare avanti adesso perché incontreremo il Milan. Io ti auguro di non incontrare il Real Madrid. Ma non no, credo ma lui ci hai già eliminato, già visto le scialpe, sì, campione d'Europa, va bene così. Ti auguro di non incontrare Ancelotti. Le cose stanno così. Sì, sì, sì. Però voglio... E quindi, perché il discorso può essere una tentazione perché... diventerebbe l'allenatore più vincente a livello di palmarès, forse ineguagliabile, aggiungere anche la Coppa del Mondo dopo tutto quello che ha vinto a livello di club. Quindi la tentazione è forte, e poi anche per insomma allenare il Brasile che viene da un periodo negativo ma comunque ha dei talenti incredibili a disposizione, gli manca forse il tassello di un allenatore esperto, vincente, per dargli magari un po' di così aiuto nel valorizzare questa squadra e fare l'ultimo salto. Poi andiamo anche su Mourinho e Conte. Una domanda tecnica. Domanda tecnica. Su Ancelotti. Però un allenatore come Ancelotti, che ha l'esperienza che ha, che ormai è veramente immensa, andare ad allenare una nazionale, non c'è il rischio che ai tempi della nazionale, con le pause e quant'altro, non c'è il rischio che perda un po' di quel... Però la bravura, ma l'aveva di già Ancelotti... persa a Napoli quando dicevano che era bollito, ti ricordi? No, vabbè, ma lì era sempre comunque una un club, giocava tutte le settimane. Io parlo proprio della nazionale. È vero, però Ancelotti in questo pausa, è sempre stato bravo anche come gestore, e quindi la nazionale devi essere soprattutto un gestore. Può essere arrivato a un punto della sua carriera. Infatti volevo chiedere a Ordine e a Mauro, che conoscono anche bene Ancelotti, se potrebbe essere, ecco, come scenario plausibile quello di vedere Ancelotti sulla panchina di una nazionale e su quella del Brasile. Allora, in tempi non sospetti, parlando in maniera davanti a un caffè piuttosto che davanti a un aperitivo, lui ha sempre immaginato l'epilogo della sua carriera come CT di una nazionale, ma noi però in quelle circostanze pensavamo a una nazionale italiana. Io ricordo perfettamente che prima di arrivare a Mancini, Carlo Ancelotti è stato contattato, ha negoziato e poi non se n'è fatto nulla. Non se n'è fatto nulla, quindi è stato un candidato tra virgolette autorevolissimo per occupare la panchina della nazionale, per cui credo che questa... Ma quando? Prima di Mancini? Sì, e per cui credo che questo tipo di prospettiva faccia combaciare le due esigenze, perché lui dice sempre: dopo Real Madrid ho chiuso con i club, la nazionale obiettivamente gli consentirebbe quelle pause molto lunghe che a lui andrebbero anche bene, arrivato a questo punto della panchina. Voglio sentire anche Mauro come te lo immagini, lo vedi, te lo vedresti sulla panchina del... Lo vedrei bene, sì. Lo vedrei bene, lo standing ce l'ha, sarebbe un'ulteriore consacrazione. E il vero sogno che ha nel cuore Carlo non riguarda più lui ormai nella sua carriera di calciatore, di allenatore, ha vinto tutto, come diceva giustamente Nicolò, gli manca il mondiale. Il suo sogno una volta nella vita è di vedere suo figlio allenare il Milan. Vedere suo figlio allenare il Milan, quindi suo figlio poi camminerà con le sue gambe, basta. Voglio sentirvi tutti, voglio andare anche da Daniele Mari, dobbiamo parlare anche di Mourinho e di Conte soprattutto, visto che sono ancora ore calde. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo da qui, a tra poco, grazie. Rieccoci, allora, dovevo andare da Mari, da Zanforlin, che non li ho ancora sentiti su questo tema, poi volevo parlare di Conte e di Mourinho però. Daniele. Ma io Ancelotti sulla panchina del Brasile lo vedo benissimo, perché il Brasile è un po' il Real Madrid delle nazionali, quindi lui è perfetto per gestire personaggi ingombranti, grandi talenti in campo, ma personaggi molto ingombranti fuori dal campo. Il Brasile probabilmente ha peccato di presunzione nelle ultime edizioni dei mondiali, e quindi un allenatore come Ancelotti mi sembra la figura perfetta, ha lo status assolutamente indiscutibile, e quindi francamente se c'è una nazionale che vedo perfetta per Ancelotti è proprio il Brasile. Zanforlin, intanto saluto e do il benvenuto a Fabrizio Biasini. Ciao, buonasera a tutti. Selezionare i giocatori è diverso che allenarli, quindi potrebbe essere questo attraente per
per Ancelotti. Per Ancelotti. È diverso che allenare in un club che spesso ti trovi già dei giocatori, quindi devi solo che metterli insieme, valorizzarli e gestirli. Selezionarli vuol dire poi avere la capacità di costruire. Vediamo con te la Lombardia, selezionatore. La capacità di costruire la squadra a propria immagine. Quindi, secondo me, questa è una cosa intrigante, potrebbe essere anche per lui. Portare a compimento questa cosa che evidentemente gli manca, e poi farlo con la nazionale del Brasile credo che sia proprio il massimo, insomma, una delle nazionali più importanti al mondo con una storia. Nicolò, visto che lunedì poi ci hai raccontato in diretta anche quello che stava accadendo sul fronte Conte, Londra-Torino, adesso com'è la situazione? E lui vuol tornare in Italia, e in Italia dove può andare Conte se non alla Roma? Ma vediamo, adesso ancora presto, sicuramente lui vuol tornare in Italia, le panchine sono quattro, non è che sono tante, sono quelle di cui si è parlato, è chiaro che l'incastro che tu ponevi prima, appunto perché come effetto domino ci può stare, con Mourinho che andrebbe via, allora a quel punto la Roma dovrebbe prendere un grande allenatore, Conte ha il physique du rôle, ha il nome, anche se credo che nell'idea di Conte ci sia più Milano-Torino come club, perché poi per blasone, potenzialità e tutto, la Roma è sotto settlement agreement, quindi comunque sia non è che ha tutta questa possibilità di andare a rinforzarsi, motivo per il quale Mourinho si guarda intorno e George Mendes sta cercando di capire se c'è la possibilità. Per diversi, sì, però non hanno sembrano... I paletti del settlement agreement per i prossimi 5 anni sono molto molto rigidi per la Roma, e quindi è chiaro che non è una situazione, cioè anche Tiago Pinto l'ha spiegato anche pubblicamente più volte, è una situazione complicata. La Roma quest'anno ha preso dei nomi importanti, ma li ha presi a zero, di fatto ha speso solo 7 milioni per Celik, che tra l'altro poi è stato anche l'acquisto meno indovinato paradossalmente rispetto ai parametri zero, quindi è chiaro che è una situazione diversa, e quindi Mourinho, che come Conte è un serial winner, è uno che vuole vincere sempre, è uno che smania per avere rinforzi, i due si assomigliano. È vero che ultimamente la storia dice che dove va Mourinho poi va anche Conte, perché comunque entrambi sulla panchina dell'Inter, entrambi sulla panchina del Chelsea, si sono avvicendati al Tottenham. Manca solo la Roma qui. Mancherebbe solo la Roma, però credo che insomma quello che filtra l'entourage di Conte come preferenza, o il Real Madrid. Ora al Madrid per Conte, ecco, però se vuole restare in Italia, vado da Biasin. Ma Conte adesso, che ha rotto con la Juve, ha rotto col Chelsea, ha rotto con l'Inter, ha rotto nel senso che si è lasciato male con tutte le squadre, Tottenham incluso, ha tutto questo appeal ancora? In Champions è andato male? Beh, allora, se tu sai che ti metti nelle mani di un tecnico che è capacissimo di farti vincere il torneo nazionale, lo scudetto nel caso, perché lo ha dimostrato. Da quel punto di vista è una macchina, sì, poi facendo spendere tanti soldi, poi sui limiti. Infatti la mia premessa è: se lui in questo momento cerca la classica società che gli mette a disposizione un mercato neanche esaltante, ma un mercato normale, non può stare in Italia, non può venire in Italia, perché non c'è una squadra in Italia che ha 50 milioni da mettere sul mercato. Non c'è. Chi è che mette 50 milioni a perdere in Italia? Forse il Milan si può avvicinare, forse sì, il Milan si anche può se avvicinare. Poi dai paletti, ma forse il Milan, perché le altre due no. Mercati l'abbiamo fatto, ecco, perché le altre no, l'Inter Napoli. No di sicuro, e sì, perché Napoli le altre guadagna, ma le altre cedono, le altre cedono, quindi se la base deve essere classico mercato da 100 milioni in Italia non c'è strada. Se invece lui dice, vabbè, voglio talmente tornare in Italia che va bene tutto, anche dimezzare l'ingaggio, perché anche quella è una base di partenza, da 17 deve andare sotto 10 minimo, ma per forza di cose, allora se ci sono queste premesse molto difficili secondo me, allora magari... Lui solo al Tottenham ha preso quei soldi, però prima guadagnava molto meno. Sì, sì, sì. Al Tottenham prende quei soldi anche perché il Tottenham gli fa l'offertona per convincerlo, perché lui comunque... aveva scelto di prendersi un anno sabbatico, chiaramente poi un po' di nostalgia per la panchina l'aveva, Paratici lo conosceva bene, avevano lavorato 3 anni insieme alla Juve, diciamo che tocca le corde giuste e poi arriva anche un'offerta economicamente impareggiabile. Per diventare l'allenatore più pagato della Serie A, perché adesso chi è l'allenatore più pagato della Serie A? È Allegri, no? Allegri e Mourinho, che coi bonus arrivano a 9. Coi bonus arrivano a 9. E quindi più o meno sono quei soldi, Quindi, cioè, gli dai 9, meno non ne vuole di crescita sicuro. Per Conte. Meno non ne vuole di sicuro. Quindi secondo me è tutto abbastanza complicato. E poi c'è quello che dici te, cioè comunque chi in questo momento secondo me è più lui che sta dicendo sono qui, ci sono, attenzione, che dall'altra parte vieni. Poi dall'altra parte bisogna, per esempio la Juventus, uno non vedo perché dovrebbe prendere 30 milioni e buttarli dalla finestra con Allegri, due Allegri sta facendo bene,
è partito malissimo, la campagna europea è andata malissimo in termini di Champions. Però nei due anni, poi vedremo come finirà questa stagione, non possiamo dire che Allegri ha fatto bene alla Juve. Ti ha fatto vedere anche contro l'Inter, che ha messo in campo quattro ragazzi di 20 anni, uno più bravo dell'altro, ma perché dovresti cambiarlo? Cioè non vedo proprio un motivo, cioè, sinceramente. Quindi secondo me non sono così tante le possibilità. Non ci sono tante possibilità, voglio sentire anche cosa ne pensa Daniele Mario, ovviamente tutti voi, andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo anche con questa notizia clamorosa del PM Santoriello che fa un passo indietro, a tra poco. Andiamo da Serena. Sì, un po' di messaggi ci scrivono: avrei voluto vedere se Ancelotti CT avesse convocato João Pedro e Retegui. Ah, poi ne parliamo di Mancini, poi... che ha convocato Retegui. Abbiamo dei gol di Retegui che non avete mai visto, ovviamente li avrà visti vedere, in pochi lui. Come non ne vuoi vedere? No, come neanche lui ha fatti tanti. Biasin, per favore. Vi stupirò con una grafica sugli attaccanti italiani. Siamo andati a vedere tutti gli attaccanti italiani che con la media gol e vi faccio vedere dove è Retegui. Faccio vedere. Prego. Poi ci scrivono: non mi sembra che Conte abbia vinto lo scudetto col Tottenham, però aggiungo, non era quello l'obiettivo. Sì, posso dire anche una cosa, che non, Antonio Conte non ha bisogno del sottoscritto come avvocato difensore, ma prende il Tottenham che è nono in classifica, lo porta quarto. Quest'anno ha fatto male. Sì, ma quest'anno sta facendo male, è in lotta, in questo momento è quarto. Quarto perché devono giocare anche le altre. Vediamo cosa fanno le altre. Anche l'Inter a Bologna doveva vincere, poi non ha vinto l'anno scorso. Quindi poi recupera e vince. Sì, in questo momento, cioè, è uscito da tutte le competizioni, sono tutti arrabbiati. Ma non ha uno squadrone il Tottenham. Il Liverpool però è rotto forte ed è 10. Va bene, il problema è che non ha uno squadrone, ma per arrivare a un po' più quarto, avanti. L'obiettivo è quello, se arriva quarto. Poi adesso ha giocato due partite col Milan. Milan è stato molto bravo, ma non si... non è mai stato in gioco per la qualificazione. Non stava anche bene, problema... due partite non sono giudicabili per Conte, perché Conte non ha neanche allenato quelle settimane, era malato, hanno gestito altre persone. Ma il problema non è quello... migliore ultimamente l'ha fatto Costellini in panchina, Costellini ha fatto quattro vittorie di fila. Quindi... Dicevi Zanfrellini? No, il problema non è sulle, non si discutono le qualità dell'allenatore, lo sappiamo. Cosa discuti, è stranoco, cosa che lui è bravo a valorizzare. No, che è diventato un allenatore scomodo. È diventato un allenatore scomodo. Cioè, io penso che sia veramente difficile. Chi prende Antonio Conte, sai che c'è dei problemi. Obiettivamente, dopo un anno e quattro mesi cominciano i problemi. No, sì, dopo due anni. Due anni. Sì, adesso arrivo anche. Sei proprio al categorico. Anno è già fuori con la buona uscita. Arrivo anche da ordine, voglio sapere. O sei categorico. Cosa ne pensa? Mimmo, è stentorio. Di Conte, poi vado da Mario. Allora, Conte, secondo me, in questo momento, uno dei motivi che lo ha spinto anche a un po' tagliare i ponti rispetto al Tottenham, lui ha vissuto in maniera molto traumatica sia la morte di Ventrone che quella che di Vialli. Poi c'è stato il problema del suo intervento chirurgico, perché, come ricordava bene Nicolò, lui è uno che offre alla squadra e contribuisce a dare alla squadra quella elettricità di cui il Tottenham nelle due partite, con il Milan sembrava completamente sprovvisto, spento. E però aggiungo... Però non puoi sempre... Cioè, se litighi una volta va bene, ma se vai in tribunale col Chelsea, adesso col Tottenham si parla di questo. Solo col Chelsea è andato in tribunale. Ecco, adesso l'Inter Tottenham... gli ha dato dei pezzenti, con la Juventus è andato via dopo un giorno di... Finisce la stagione, ragazzi, se va via proprio prima. Ha detto, Conte disse, vado via perché mi vendono due titolari. L'Inter diceva di no, poi alla fine del mercato sono andati via Hakimi e Lukaku. Aveva ragione Antonio Conte. Aveva ragione, però Inzaghi con la stessa squadra Lukaku è arrivato Lukaku è andato via perché è andato via Conte. Che all'epoca aveva lo stesso procuratore, se no restava, poi se vogliamo se credere no che Conte non sapesse che nel frattempo Pastorello da mesi trattasse col Chelsea e l'Inter non faceva sapere a Zhang dell'offerta, con un'altra storia. Allora, scusate, altro luogo comune da sfatare. Quando Antonio Conte fa il CT della Nazionale... fa la nazionale Pelé, Eder Eder ma è bravissimo, come si chiama l'esterno sinistro del Verona, aveva portato Darmian, aveva portato Parolo al centrocampo, no, quello a sinistra è il piccolino Giaccherini. Allora, voglio dire, non è andato a prendere Didi, va e Pelé. Quando va al Tottenham si lamenta del mercato. Allora, voglio dire che
questa idea che Conte, se, quando arriva Conte, se non prende i grandi giocatori, il primo scudetto. Ma quella era la nazionale. Quella era la nazionale. Fatevi sentire anche Daniele. Stiamo parlando dei club. Daniele Mari, Daniele. Allora, partiamo dal presupposto che Antonio Conte vuole tornare in Italia. Questo ormai mi pare un dato di fatto, non, sì, più, non più un'opinione. Conte può avere, in una Serie A che sta cambiando padrone di anno in anno, può avere per palmarès e per curriculum la presunzione di credere di poter vincere con, diciamo, ognuna delle tre squadre del Nord. Io credo che Conte possa pensare di poter lottare per vincere sia allenando questa Inter, sia allenando questo Milan, sia allenando questa Juve. Ora, c'è un discorso economico che probabilmente vale un po' meno per il Milan, che ha qualche disponibilità in più. La Juventus mi pare di difficile, come dire, previsione, quello che succederà alla Juventus. E l'Inter non mi sembra in condizione di poter garantire a Conte neanche il mercato faraonico che Conte ebbe la prima volta, il primo anno, che fu l'ultimo anno di Suning. Però Conte ha innanzitutto una carta da giocare, che è il fatto che lui ha il decreto crescita, che non è un aspetto proprio secondario. Lui sicuramente deve abbassarsi l'ingaggio rispetto all'ingaggio che ha col Tottenham, ma ricordava Nicolò, è un ingaggio che lui ha ottenuto solo al Tottenham, quindi lui in Italia già prendeva di meno. Ha il decreto crescita, che comunque è una carta molto importante da giocare, e io credo che lui sia convinto di poter lottare per vincere tornando anche in una Serie A squattrinata, definiamola così. Ora bisogna vedere se c'è una delle tre grandi del Nord, credo difficilmente la Roma, una delle tre grandi del Nord che sia disposta ad aprirgli le porte. È chiaro che molto dipenderà anche da quello che fanno Inzaghi e Pioli da qui a fine anno. Cioè, Inzaghi è in una situazione in cui... Cioè, tu lo vedresti anche di ritorno all'Inter, nonostante la rottura? Come del resto ci ha raccontato anche il nostro Alfio Musmarra un mese fa, sì, qualche contatto c'è stato. Sì, non mi sorprenderei. Non ti sorprenderebbe. Non mi sorprenderei. Sbaglia. Certo è che, ripeto, bisogna vedere che cosa fa Inzaghi da qui a fine stagione. Io credo che Inzaghi, domenica dopo domenica, la panchina dell'Inter stia scivolando via dalle mani di Simone Inzaghi. Sì. Se Simone Inzaghi non dovesse essere in grado di fare qualcosa per fermare questo scivolamento, è chiaro che l'Inter probabilmente avrà un nuovo allenatore e quindi a quel punto tutte le situazioni sono aperte e non mi sorprenderebbe nessuna situazione. Arrivo da schiera, dimmi, sì, al volo, sì, Zamfurlin. Si sbaglia a pensare che questo Antonio Conte sia lo stesso di quando allenava la Juventus e ancor prima il Bari, l'Atalanta, certo, e così via. È un allenatore che si è in un certo qual modo imborghesito, nel senso che ha fatto grandi esperienze con grandi club a livello europeo. È difficile pensare oggi a un suo ridimensionamento, ma non solo dal punto di vista economico, anche dal punto di vista operativo, ad andare ad allenare una squadra che non ha un grande blasone, che ha solo voglia, tanta voglia magari di emergere, però non c'è l'apparato tecnico che lo possa supportare. Conte vuole essere coinvolto nelle scelte. Conte, il primo anno di Juve, quando con Marotta e Paratici dal settimo posto arrivano a vincere lo scudetto, a gennaio prende, sì, Padoin e Peluso, fa i quarti di finale di Champions l'anno dopo col Bayern Monaco, che avrebbe fatto il triplete, con Padoin. Però poi entra in un'altra dimensione, Nicolò. È lui, sì, che dice il ristorante da 100 lui vuole, euro da 10 Giustamente Franco euro. Citava già che lo fa prendere Conte alla Juve, poi lo porta anche in nazionale. Conte vuole dei giocatori funzionali alle sue idee e vuole che la società lo ascolti. Lui è un allenatore che vuole voce in capitolo. Quindi non è che Conte dice voglio Haaland, perché lo sa che Haaland non è fattibile, però magari vuole un attaccante con determinate caratteristiche, come fu ad esempio Lukaku, poi ai tempi l'Inter aveva 85 milioni, sì, che faceva riserva al Manchester United, sì, ma 85 milioni ha fatto, sì, però ci sono, non c'è solo Lukaku, mettici nel Hakimi, mondo mettici. Ci sono tanti giocatori, cioè tu devi prendere dei giocatori Vidal, che siano funzionali alla sua idea di calcio. Vidal Sanchez non era il centrocampista più costoso al mondo, 10 milioni. Lichtsteiner, che veniva fischiato dai tifosi della Lazio, costò 10 milioni e poi è stato... Ma gli ingaggi erano importanti però, eh? Sì, ma i giocatori, se tu assecondi il progetto dell'allenatore, cioè Conte vuole avere voce in capitolo. Detto questo, se lui accetterà,
e si è messo nell'ordine di tornare in Italia, non penso che Conte viva su Marte. Lo sa che oggi nessuna delle big italiane pronti via mette 150 milioni sul mercato. Quindi tu dici è pronto ad accettare anche un mercato un po' più... A patto che ci sia comunque una correlazione nelle scelte col suo pensiero, quindi ci deve essere una società che ovviamente se prende Conte sa che lui Conte... ha allenato la Juve, ha allenato l'Inter, ci sarebbe il Milan. Vidal, nel senso, nel caso in cui il Milan dovesse decidere di cambiare allenatore. Negli anni è stato vicino al Milan. Stato il nostro allenatore per una settimana. È stato vicino. Dal 23 maggio al 30 maggio del 2014. Poi le cose sono cambiate. Poi sono andate diversamente, sappiamo come sono andate anche alla Juventus e poi ha scelto la nazionale. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo non da qui, ma dal passo indietro che ha fatto il PM anti-Juve Santoriello. A tra poco.